Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Salvini intervistato dal Corrierone della Sera. Accetta subito l'intervista perché vuole spiegare il perché lui e Meloni hanno dato retta a Berlusconi con il sì allo scostamento di bilancio. C'era il rischio di una divisione nel centrodestra, Berlusconi da una parte e Salvini Meloni dall'altra, che è proprio l'intento dell'uomo che ride, del Joker del Partito Democratico, l'uomo nascosto in regione che sottobanco lavora per i suoi fini politico-elettorali e di partito, ma lavora anche per gli italiani. Insomma, prima tutto quello che vi ho detto, poi dice, ah, sì, ci sono anche, chiaro, ci sono anche gli italiani dopo, ovviamente. Quindi il segretario della Lega parla della lunga notte al telefono con Silvio e Giorgia e dice il governo ci ha seguito. È vero che il governo li ha seguiti? Non è che Meloni e Salvini hanno seguito Berlusconi? Perché stava sfuggendo di mano la situazione? Perché il governo non voleva parlare con Salvini e Meloni, interessava solo Berlusconi e i suoi voti. Chi ha vinto in questo? L'elettorato è rimasto contento. Dal sondaggio che ho fatto sul canale, oltre il 60% è rimasto deluso da Salvini e Meloni che seguono Berlusconi. Berlusconi guida di fatto questi ultimi giorni. C'è un 30% che dice, beh, se l'hanno fatto vuol dire che era giusto. Quindi c'è un nocciolo duro di elettori di Salvini e Meloni che comunque qualunque scelta facciano i capi politici, loro sono dalla loro parte. Cioè non mettono in discussione quello che succede, dice se stiamo insieme ci sarà un perché, no? E vorrei riscoprirlo stasera, no? Quella era una canzone, loro dicono se l'hanno fatto ci sarà un perché, quello è il nocciolo duro che c'è in ogni partito, è il l'attivista del partito che qualsiasi cosa fa non si pone il problema che sia giusto o sbagliato, ma segue sempre e comunque. Poi c'è, e lì parliamo di un elettore su tre dei due partiti. Due elettori su tre invece sono rimasti delusi. Qui non ci può essere un flusso di voti. Non ci possono essere voti che vanno dalla Meloni a Salvini o da Salvini alla Meloni perché tutti e due hanno scelto di seguire lo slancio di Berlusconi che stava dialogando con il governo perché il governo aveva bisogno dei suoi voti. Ma lui con questa occasione dei suoi voti per gli autonomi. Questi ristori per gli autonomi, il semestre bianco, ma vedremo se poi sarà realmente così, non ci credo, sarà solo una sospensione. Gli altri due che avevano le stesse idee di Berlusconi, ma che non erano mai stati ascoltati, dice qua il governo ascolta Berlusconi, non noi, però sono le idee di tutti noi, quindi ci presentiamo uniti a dire sì al bilancio, ma realmente loro non erano stati calcolati. Salvini e Meloni non erano stati calcolati, si sono aggiunti. Si sono accodati a Berlusconi, visto che Berlusconi aveva fatto le loro stesse proposte, ma lo avevano ascoltato perché avevano bisogno, come vi dicevo, dei suoi voti. E così sono arrivati non solo i voti di Berlusconi, ma i voti di tutto il centrodestra. Il decreto cioè la legge sullo scostamento di bilancio, cioè il governo che chiede al Parlamento di fare altro debito per pagare altri debiti, è stato approvato all'unanimità, non c'è stato nessun no, c'è stato qualche astenuto, ma è stato approvato all'unanimità dei presenti, cioè tutti i presenti hanno votato sì.
un risultato clamoroso, visto un governo che è in bilico coi numeri. Quindi Berlusconi, Salvini e Meloni non hanno voluto provare a fare lo sgambetto al governo, forse per paura che poi le partite IVA, gli autonomi non gliel'avrebbero perdonato. Avete fatto saltare il governo e adesso, prima che ci arrivano i soldi che vi arrivate voi, chissà quanto tempo passano, quanto tempo passa. Ma così Salvini racconta adesso cosa è successo in questa no, notte, prima, non notte prima degli esami, ma notte prima del voto. Il tentativo del Partito Democratico è chiaro da mesi, vuole scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno. Siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20. Ma non erano 15. Boh. Matteo Salvini non ha voglia di tornare più di tanto sulle vicissitudini che hanno portato il centrodestra a votare a favore dello scostamento di bilancio. Si rasserenino tutti. Io sono contento perché bado alla sostanza. Se il centrodestra fosse andato in ordine sparso, non avrebbe incassato alcun successo. È vero? Probabilmente se Meloni e Salvini avessero votato no allo scostamento, Berlusconi, votando sì, avrebbe comunque fatto passare questo scostamento di bilancio e avrebbero promesso a Berlusconi le partite IVA con il ristoro e il semestre bianco, e quindi Berlusconi avrebbe potuto vantare agli italiani che grazie a lui le partite IVA, gli autonomi, gli artigiani hanno avuto dei soldi come una sorta di cassa integrazione anche per loro. Quindi questa era la realtà. Se Salvini e Meloni non si accodavano a Berlusconi avrebbe fatto l'accordo da solo con la maggioranza e avrebbe fatto passare scostamento e bilancio con i voti, appunto, di Forza Italia, in totale scissione ormai dal centrodestra, o perlomeno Berlusconi sarebbe rimasto con la sua creatura, il centrodestra l'ho inventato io, l'ho inventato un po' come Pippo Baudo, l'ho inventato io, e dall'altra parte ci sarebbe stato una destra centro tra di Salvini e Meloni. Quindi questo è successo in realtà. È inutile che stiamo qui a girarci intorno, a girare intorno alla giostra in senso contrario. Questa è la realtà. I due partiti si sono accodati a Berlusconi perché sennò avrebbe avuto il merito solo lui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.